Noi abbiamo chiesto l'abolizione del canone RAI perché siamo convinti che è uno strumento assolutamente iniquo, colpisce tutte le classi sociali indipendentemente dal reddito e utilizza poi degli strumenti antichi. Pensate che il canone RAI è stato inventato quando ancora non c'era la RAI, radiotelevisione, e nemmeno c'era la televisione. Noi siamo convinti che invece, se vogliamo finanziare seriamente il servizio pubblico, poi dobbiamo anche dire quale servizio pubblico, servono dei metodi molto più moderni in base al reddito, quindi chi più ha più paga, ma chi non ha non deve assolutamente pagare. Dopodiché il fatto di metterla nella bolletta è un'assurdità, lo fanno solo in Grecia, tanto per intenderci, perché io che faccio un contratto per avere l'energia elettrica poi non posso vedermelo tagliato perché non pago il canone RAI. Sono due cose completamente diverse e sono convinto che davanti al giudice un qualsiasi class action, un qualsiasi cittadino la vincerà, la spunterà nei confronti del governo e della RAI, opponendosi a questo che è un vero e proprio sopruso e una violazione dei diritti dei consumatori.